Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della fiera del bestiame di Codogno. Pronto? Dottor Mirabelli, salve, mi dica tutto. No, è sempre un piacere sentirla, ci mancherebbe. Un altro. Dottor Mirabelli, ma io volevo fare un video un po' diverso perché il canale sta diventando monotono. Io faccio sempre video in cui parlo di acquisti nuovi. Non si potrebbe un po'? No, domani va a Milanello e fa i test. Quindi, fatto. Ho capito. Va bene, ora ne parlo subito. Però c'è un po' di calma. Siete passati il fatto. Cioè, prima non esistevate. E poi un acquisto al giorno, cioè un po' di. E vabbè, dottor Mirabelli, è sempre un piacere sentirla. Va bene, arrivederci. Niente ragazzi, per la fiera del bestiame di Codogno sarà per un'altra volta. Oggi vi devo parlare di Andrea Conti, che è un nuovo acquisto del Milan. Evidentemente qua ormai viaggiamo a medie clamorose. Ma parliamo seriamente di questo acquisto, un acquisto che è stato un parto, perché si sapeva da mesi, da settimane che sarebbe arrivato. Quel povero Conti non sapeva come dirlo, voglio giocare nel Milan, sogno di giocare nel Milan, voglio andare al Milan. Finalmente. Lo hanno accontentato, finalmente giocherà nel Milan, sto benedetto ragazzo che non sapeva più come venire, come fare per arrivare qui. 24 milioni, contratto di 5 anni, 2 milioni di ingaggio e primi dubbi, perché si sa, se il Milan compra qualcuno, i dubbi ci sono sempre. Il primo dubbio è relativo all'inserimento nella trattativa del giovane Pessina, o Pessina, non so come si pronunci, che i più informati mi dicono, quelli che diciamo seguono il Milan primavera con più interesse e con più regolarità, dicono che sia un fenomeno. Allora, io non lo so, però, cioè, ragazzi, al momento credo che se le condizioni per arrivare a Conti erano queste, penso che Milan fosse costretta a rispettarle. Cioè, con tutto il rispetto per Pessina, che sarà sicuramente un gran giocatore, ma Conti al momento penso che ci servisse con più urgenza. E il secondo dubbio è relativo alla sua collocazione tattica, perché tutti dicono: sì, quest'anno ha fatto benissimo, 8 gol nell'Atalanta, stagione strepitosa, uno dei più grandi protagonisti, però ha fatto questa stagione strepitosa da esterno in un centrocampo a 5, non da terzino. Allora, sfatiamo questo mito, perché Conti nasce terzino, ha sempre fatto il terzino, però Gasperini quest'anno è stato bravissimo a sfruttarlo nel centrocampo a 5. Ma ripeto, anche il fatto che lui sia esploso in un centrocampo a 5 è altamente indicativo su un'altra questione. Cioè, Montella, secondo me, il 3-5-2 quest'anno lo proporrà, e lo proporrà anche spesso, perché è un modulo che lui ha sempre utilizzato. L'ha utilizzato a Firenze, l'ha utilizzato con la Sampdoria. È un modulo che gli piace, lo ha sempre utilizzato, lo ha sempre tenuto come alternativa e lo utilizzerà anche l'anno prossimo. La volontà del Milan di arrivare a Kier è proprio relativa a questa idea. Milan vuole almeno tre centrali forti e affidabili: Musacchio, Romagnoli, che sono già in casa, e Kier, che sarebbe il terzo, almeno loro lo considerano affidabile. Non voglio entrare nel merito, farò il video su Kier se e quando arriverà. Ripeto, in questo momento dobbiamo pensare a Conti. Allora, lui è un giocatore bravissimo negli inserimenti, è bravissimo ad attaccare lo spazio, è bravissimo a muoversi anche senza palla, perché noi, cioè, se abbiamo avuto un problema negli ultimi anni era proprio questo, la mancanza di terzini bravi ad attaccare lo spazio, perché Abate voleva la palla. Abate è il classico terzino che vuole la palla e ti punta, e De Sciglio in fase offensiva era come non averlo, perché non, era un terzino molto difensivo, chiaramente. Non voglio parlare di Antonelli e Vangioni. Ma diciamo i terzini erano un po' un problema. Paradossalmente, il migliore secondo me, proprio in questo fondamentale che il Milan ha in rosa, è Calabria al momento, perché Calabria a livello offensivo attualmente è il miglior terzino che il Milan ha in rosa. Però
se consideriamo Antonelli, che però purtroppo ha tanti problemi fisici e che comunque secondo me ha dei grossi limiti tecnici. Ripeto, bravissimo a inserirsi senza palla, gran fiuto del gol, ripeto, ne ha fatti 8 e secondo me lui, non lo dico perché l'abbiamo preso, l'ho sempre pensato, l'ho anche avuto al Fantacalcio, quindi mi piace Conti. Lui insieme a Kessié e Gomez è uno dei tre giocatori, erano i tre, diciamo, pilastri secondo me dell'Atalanta. Perché l'Atalanta, così come tante altre squadre prima, era una squadra che ha basato la sua forza sul gioco. Ma quando una squadra basa la sua forza sul gioco, tu non capisci più quali sono quelli veramente bravi e quelli veramente scarsi. Perché nell'Atalanta gioca anche Masiello, che non credo sia un difensore da squadra che può arrivare in Champions, eppure quest'anno l'Atalanta con Masiello è arrivata quarta. E questi avevano Berisha in porta, Petagna che non segna manco con le mani. Cioè, diciamo che bisogna anche saper distinguere quelli più bravi, e secondo me Conti è tra quelli più bravi. Il tempo dirà se abbiamo ragione, ovviamente da domani sentiremo gente dire che l'abbiamo strapagato, che non vale quei soldi, però erano le stesse persone che se fosse arrivata all'Inter, alla Juve, avrebbero fatto le feste. Quindi pazienza, ce lo terremo, cosa volete che sia? Niente ragazzi, questo è il video reaction per l'acquisto di Conti. Come al solito vi invito a cliccare like se vi è piaciuto il video e iscrivervi se non siete iscritti. In descrizione trovate tutti i miei contatti. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video e forza Milan! Tra l'altro oggi volevo fare quella merdata che ho fatto all'inizio, quella specie di gag, era vera, perché io oggi volevo fare un video diverso in cui volevo parlare della conferenza di oggi, in cui Fassone, Mirabelli e Montella hanno affrontato dei temi interessanti e che avrei voluto diciamo, affrontare insieme a voi. Li farò, ragazzi, non lasciamo indietro niente, quindi lo faremo nei prossimi video. Voi continuate a restare ad aggiornare che i video arriveranno. Buonasera.